Tutti e benvenuti all'ultimo dei cinque webinar organizzati da Formas PA nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, che come sapete insomma, si concluderà l'11 febbraio. Questo è l'ultimo appuntamento organizzato da Formas PA all'interno di questa iniziativa che, come sapete, prevede 7 giorni di eventi su tutto il territorio volti a promuovere la cultura della trasparenza, della partecipazione e della accountability. Io ho il compito di introdurre questo webinar, mi presento brevemente, sono Roberta Crudele, lavoro a Formas, all'area comunicazione, editoria, trasparenza e progetti speciali. Ho curato insieme a Sergio Talamo e Francesco Di Costanzo l'ebook in progress Social Media e PA dalla formazione ai consigli per l'uso che sarà presentato nel corso di questo seminario. Allora, approfitto di questi minuti intanto per darvi qualche indicazione pratica. Allora, potete scrivere le vostre domande utilizzando la chat, noi le selezioneremo, le sottoporremo ai relatori che poi dedicheranno gli ultimi minuti dei loro interventi per rispondervi. Intanto vedo insomma, che mi sentite, vedo che state entrando e ci state salutando. Dunque, vi segnalo anche che la registrazione di questo webinar, assieme ai materiali utilizzati dai relatori, sarà disponibile nella pagina di Eventi PA del webinar e praticamente a conclusione, diciamo, del seminario. A questo punto, passando direttamente all'argomento, come dicevo, presenteremo la seconda edizione dell'ebook in progress Social Media e PA, che è stato realizzato da Formas PA in collaborazione con PA Social. La prima edizione è del luglio 2017, dopo 6 mesi siamo arrivati alla pubblicazione di questa seconda edizione aggiornata e questa edizione, come anche in realtà la prima, è stata realizzata grazie ai contributi inviati da molti professionisti, colleghi che lavorano nel campo dei social media, che utilizzano i social media nella pubblica amministrazione. Il taglio abbiamo mantenuto, diciamo, un taglio molto operativo, diciamo, non vogliamo dare, diciamo, delle linee guida, ma vogliamo prevalentemente fornire consigli pratici, spunti di riflessioni, scaturiti appunto dall'esperienza di chi lavora tutti i giorni, con i social. Abbiamo ritenuto che fosse utile, diciamo, offrire questo tipo di strumento, mettere a disposizione di tutti, delle esperienze, appunto, e riflessioni, dal momento in cui, diciamo, l'amministrazione pubblica sta affrontando appunto questi nuovi linguaggi, queste nuove forme di comunicazione, e quindi ci sembra estremamente importante diciamo, condividere quanto viene fatto in diversi settori, in diverse amministrazioni. È un work in progress, è un lavoro partecipato, un lavoro che resta tuttora aperto, poi vi dirò, diciamo, in che forme e come potete partecipare. E per quanto riguarda la struttura del volume, noi in base ai contributi che abbiamo ricevuto abbiamo articolato questa seconda edizione in 3 blocchi. Nel primo blocco ci siamo soffermati sull'uso dei social media nella pubblica amministrazione, quindi abbiamo mantenuto i precedenti contributi che sono stati aggiornati alla luce delle novità introdotte dalle varie piattaforme ed è stato inserito un capitolo dedicato a LinkedIn, di cui tra l'altro ci parlerà Emiliano Germani, che sarà relatore proprio in questo webinar. Nella seconda parte troviamo contributi su aspetti trasversali, quindi non relativi a un singolo strumento, ma che toccano trasversalmente, quindi l'utilizzo dei social in generale. Poi troviamo contributi come la Social Media Strategy, sull'accessibilità, sulla comunicazione in emergenza e altri. Infine, nell'ultima parte abbiamo raccolto le esperienze. In totale abbiamo 16 nuovi contributi in questa nuova edizione. La parte che si è arricchita maggiormente è proprio questa delle esperienze, in cui troviamo le esperienze di amministrazioni centrali e amministrazioni locali. E di una di queste esperienze, tra l'altro, parleremo proprio in questo webinar, quella dell'ATS di Bergamo con Gabriele Palamara. Adesso
vi do un'informazione, diciamo, sulla maniera in cui potrete contribuire a questo work in progress, quindi in continua, diciamo, evoluzione, dicendovi che noi abbiamo raccolto molti contributi attraverso la piattaforma Innovatori PA. Se volete potete iscrivervi alla comunità Comunicazione Pubblica, dove è stato aperto un gruppo dedicato attraverso il quale appunto ci siamo scambiati idee, sono stati condivisi i contributi, oppure potete semplicemente contattarci, scriverci a editoria@formex.it o anche insomma contattarci telefonicamente. Adesso passo la parola al primo relatore che è Sergio Talamo e vi parlerà del nuovo giornalismo pubblico, dei nuovi profili professionali che si stanno delineando e poi vi presenterà le 10 frecce dei social nella PA. Abbiamo chiamato così le principali tendenze, i temi che sono emersi, diciamo, sia dal volume, quindi dai contributi e dagli spunti che abbiamo raccolto, sia dai numerosi eventi sul territorio organizzati da PA Social, ma anche dal dibattito che seguiamo costantemente sui social stessi. Ora quindi chiedo a Sergio Talamo di attivare la sua webcam e il suo microfono e vi auguro buon lavoro. Bene, buongiorno a tutti e grazie a Roberta che ha in grande sintesi raccontato un lavoro che è molto complesso perché si è trattato e si tratterà di mettere in linea un insieme di esperienze concrete e linee generali che si stanno affermando in una professione, quella della comunicazione social, che è sempre più. Anche se è nata sul campo, sta diventando sempre più una attività strutturata, professionale. Noi siamo riusciti a rispettare anche la semestralità dell'aggiornamento del libro in progress e continueremo a cercare di tenere gli aggiornamenti collegati agli effettivi sviluppi di questa professione che con Pia Social abbiamo modo anche di monitorare in modo molto costante attraverso moltissimi esempi sul campo e moltissimi eventi. Siamo dentro la settimana dell'amministrazione aperta 2018, abbiamo questo hashtag che io vi propongo anche per il futuro, GPS, giornalismo pubblico e social, che abbiamo definito il nostro navigatore con un po' di ottimismo che non guasta mai, il navigatore all'interno di una condizione ancora confusa, quale quella della comunicazione pubblica intesa come professione della trasparenza. Ecco, noi veniamo dal 6 febbraio, un momento molto importante, un evento nel Ministero della PA, di cui tutti i materiali sono pubblicati già adesso sul sito del Formex e che saranno fatti girare anche attraverso i social, tutti gli interventi che sono fruibili ad uno, quindi spacchettati, come si dice in gergo, delle interviste. Naturalmente l'ebook di cui abbiamo appena parlato Roberta, che è scaricabile, nella prima edizione ha avuto diverse migliaia di scaricamenti, siamo certi che questa li supererà. E già in questo evento vi ricordo che erano presenti circa 120 colleghi in rappresentanza di 100 amministrazioni e 16.000 erano connessi con la diretta Facebook organizzata da Pia Social. Quindi c'è stata una risposta enorme e lo dimostra anche il numero di iscritti a questo incontro, che è il più alto dei 5 webinar del Formex, che sono stati tutti di successo. Questo per dire in che situazione ci stiamo muovendo. La ministra è stato evidenziato anche negli articoli che hanno seguito questo evento, ha detto che dobbiamo andare avanti su questa strada attraverso una organizzazione, un gruppo di lavoro che approfondisca le indicazioni dell'articolo 95. Adesso io, appunto, in tempo che sarà molto ristretto per lasciare poi a Francesco, Emiliano e Gabriele la parola, io riepilogo il giornalismo pubblico e vado sulle 10 frecce. Allora, questi erano i protagonisti ed è molto importante ricordare che noi lavoriamo in stretto contatto con Pia Social, con la Federazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti, ma anche con l'Ocse e con il team dell'OpenGov e con tutte le strutture, in questo caso sono citate quelle che erano presenti alla tavola rotonda. I nostri due punti di riferimento sono l'articolo 8 della circolare 2/2017 applicativa del FOIA, un documento che io ho detto in modo un po', diciamo,
colorito, che mi prendo la responsabilità da laureato in diritto amministrativo con Sabino Castelcio di definire uno dei testi più avanzati e ambiziosi dell'intera legislazione amministrativa italiana. Fare applicare alle amministrazioni la circolare 2 significa far cambiare profondamente il modo di lavorare delle amministrazioni pubbliche. Infatti, non a caso è molto difficile, ci sono delle resistenze ad un'applicazione così limpida e precisa delle norme del decreto 97 del 2016. E poi abbiamo l'articolo 95 del contratto collettivo del pubblico impiego funzioni centrali, che è in estensione agli altri comparti. Proprio in queste ore si è firmato quello sulla scuola, ancora non so se c'è un richiamo, un rimando, come sembrava vi fosse. Lo stesso vale per la sanità e per gli enti locali. Quindi, in sostanza, in attesa di una legge, la legge 151, a cui noi lavoreremo con grande convinzione appena si apre la nuova legislatura, stiamo cercando, anche attraverso la via contrattuale, di aprire questa nuova strada. L'articolo, i punti di partenza non li riepilogo, ne ho parlato già il 6, si viene dalla Costituzione, ma anche dalla casa di vetro del deputato Turati alla Camera e dalle dichiarazioni più recenti, e da una legislazione che ha attraversato quasi 30 anni di vita amministrativa italiana. Oggi il punto di riferimento è nelle tre punte, nel tridente della riforma Madia, che si basa sulla digitalizzazione, sulla performance misurata con i cittadini e sulla trasparenza totale che, appunto, unita alle consultazioni pubbliche, apre tutto un nuovo scenario e un nuovo sistema di lavoro. Con il decreto 97 che, superando, crea un nuovo tipo di accesso che non è più quello documentale prevista dalla 241 del 90, basato su un interesse specifico e diretto che io devo dimostrare, ma non è più neanche quello dell'articolo 5 del decreto 33, che prevedeva che io potessi pretendere la pubblicazione di atti di cui la legge prevede la pubblicazione. Invece adesso si tratta di una richiesta di atti e documenti, e quindi anche di informazioni, anche se attraverso certi limiti, che sono completamente liberamente scelte da un cittadino che non deve dimostrare nulla. E quindi si crea una regolamentazione che parla di una trasparenza intesa come la norma, il segreto e l'eccezione legata a dei limiti ed esclusioni codificati dall'ANAC in una delibera del 28 dicembre 2016, e che si tratta di una interpretazione di limiti ed esclusioni restrittiva, il che vuol dire che nel dubbio si deve prevalere la tendenza all'accoglimento della domanda e non al suo rigetto. Per capire perché noi siamo qui oggi a parlare di nuovo giornalismo pubblico e perché io definisco il giornalismo pubblico e la nuova comunicazione la professione della trasparenza, basta leggerci l'articolo 10 del comma 9, e quel comma 9 dell'articolo 10 del 33, che non è stato abolito ma confermato dal 97. La trasparenza è la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi da adottare con le carte dei servizi. Ogni tanto dico anche a qualche collega, a qualche amico, in modo scherzoso, se qualcuno, tuo figlio, tua madre o tuo padre, che magari vuoi sapere, ma tu di che ti ho questa trasparenza? Ecco, io direi che questa è la vera definizione, non come purtroppo anche la legislazione italiana a volte ha fatto, esclusivamente un modo per contrastare i fenomeni corruttivi. È anche quello, ma è soprattutto una dimensione che serve al cittadino a realizzare il suo diritto costituzionale a intervenire nell'attività pubblica giudicando la qualità dei servizi rispetto ad uno standard garantito, perché anche la qualità dei servizi non è un fatto astratto, ma è qualcosa che deve essere legato ad uno standard, perché io posso in quel caso capire cosa ho il diritto di pretendere. Se io ho il diritto di pretendere che ci sia l'aria condizionata in un autobus in piena estate, perché da qualche parte deve essere scritto, altrimenti si tratta di una iniziativa benemerita ma non dovuta. E questo è anche abbastanza intuitivo, però noi siamo molto dentro una sfera di confusione. E nel webinar di 2 giorni fa una collega chiedeva: ma perché l'anticorruzione, la trasparenza e il legislatore li fa coincidere? E perché sbaglia, perché c'è una illusione ottica dovuta un po' al clima a volte esasperato che in Italia si respira riguardo ai fenomeni corruttivi, per cui la trasparenza è vista solo come una forma quasi poliziesca di intervento per prevenire gli abusi.
ad esempio nell'assegnazione di un appalto. Invece la trasparenza è vita di tutti i giorni rispetto alla qualità dei servizi. Quindi è qualcosa che riguarda la signora Maria, riguarda il cittadino qualunque che deve interloquire con l'amministrazione. Ecco perché la circolare 2 punta tutto sul dialogo con i richiedenti, articolo 8. L'articolo 8, che parla poi anche di pubblicazione proattiva, dice che dobbiamo parlare col cittadino, metterci in contatto anche usando un mezzo tecnologico un po' antico. Alla fine del mio intervento ritorneremo su questo mezzo, il telefono. Il telefono è il primo mezzo della tecnologia comunicativa della Novecento ed è un mezzo attraverso cui noi possiamo sentire il cittadino, così come attraverso un'email, per capire bene quando magari non si è espresso in modo chiaro, perché la circolare dice ad esempio che non è un buon motivo per il rigetto la scarsa chiarezza della domanda, che è qualcosa che ci renderemo tutti conto di estremamente innovativo in un'amministrazione burocratica e formalistica che ha spesso utilizzato gli aspetti formali come un alibi per fare le cose in modo incompleto o per non farle. Quindi questa circolare è anche una sfida a quella che è stata chiamata la burocrazia dell'attesa, che magari dice che le leggi sono poco chiare, a volte ha anche ragione, ma poi quando esce una circolare che le spiega o delle linee guida che le spiegano, non ne tiene conto perché sono fonti normative di rango inferiore. Teniamo conto che la nostra comunità di operatori della trasparenza e della comunicazione su questo tipo di sfida si gioca la sua professione, perché se non passa questa idea della trasparenza totale, non passerà neanche la rivalutazione delle funzioni professionali dei comunicatori social e degli operatori della trasparenza che lavorano all'interno della comunicazione. Del resto, noi, anche attraverso Pia Social, nella consultazione pubblica scusate, sulla circolare 2, siamo riusciti a far inserire anche questo passaggio che dice che i social, perché per la prima volta hanno fatto capolino anche nelle norme, non solo nella vita concreta delle amministrazioni, sono strumenti fondamentali della trasparenza. È lì che va gestita, per esempio, la pubblicazione proattiva, che è la pubblicazione che va ad anticipare quasi la domanda del cittadino. Quindi arriviamo a realizzare questo grande obiettivo che è previsto dal FOIA inglese. L'accesso generalizzato diventa quindi un accesso che può essere gestito anche a livello informale dai social. I social, senza neanche la procedura FOIA, possono arrivare, ad esempio, il 6 o Ho mostrato questi post del Comune di Napoli in cui il collega che li gestisce, il collega Pietro Citarella, che fa anche parte di Pia Social in prima linea, che risponde a delle domande, per esempio quando usciranno le graduatorie sul servizio civile, e lui risponde, pubblica, diciamo, facendo una trasparenza immediata in tempo reale che ne addirittura fa a meno delle procedure formalizzate del FOIA. Questo è ciò che ci chiede la legge di fare. Il dato deve avere queste caratteristiche le può gestire soltanto un professionista della comunicazione e non, con tutto il rispetto, un giurista o uno statistico o un informatico, perché sono caratteristiche comunicative. Ed ecco perché l'articolo 95 del contratto funzioni centrali ci mette in condizione di lavorare sui nuovi profili, adottando un impianto old style, perché divide ancora comunicazione e informazione, mentre il nostro modello è unitario, una newsroom, l'ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino, che fa parte anche della piattaforma della Federazione della Stampa. Però se vedete le funzioni, nella comunicazione e nell'informazione si parla di siti internet, di trasparenza, di comunicazione esterna sui servizi, di rilevazione della citizen satisfaction. Nell'informazione in pratica si dicono le stesse cose. Qualcuno ha notato che sono confuse queste due funzioni, ma è giusto, è meglio che siano così, perché dobbiamo tendere a un sistema in cui non vi sia più una distinzione, che già nel 2000 era vecchiotta, figuriamoci 17 anni dopo, fra chi fa informazione e chi fa comunicazione. Quindi si parla di questi profili, ma è più il giornalista pubblico quello verso cui tendiamo, e si lavora verso un modello che è quello che vi accennavo, l'ufficio comunicazione, stampa e servizio al cittadino, che fa parte della piattaforma della Federazione della Stampa e delle proposte di Pia Social e che speriamo farà parte presto di una nuova legge, in una situazione in cui ormai anche i profili open, che sono anch'esso trasparenza al lavoro, perché ti dicono le cose prima che tu le chieda, ad esempio
quanti soldi stai spendendo e quanto e a che punto è un cantiere, siamo ormai in questa condizione di poter misurare i risultati, perché senza misurare i risultati non si distinguono i successi dai fallimenti e non si può quindi parlare con l'opinione pubblica. Adesso vorrei però le altre slide, pensavo fossero state messe in coda, quelle sulle frecce, non so se è possibile rapidamente metterle a disposizione. Benissimo, noi abbiamo individuato, anche qui andrò molto rapidamente, delle tendenze, le abbiamo chiamate le 10 frecce perché appunto sono linee di tendenza che sono emerse dal volume che tutti voi mi auguro leggerete, poi anche contribuirete forse ad aggiornare e magari ci ritroveremo qui a luglio o a settembre di quest'anno. Questo è la squadra delle Book in Progress, tutti questi colleghi che ringrazio profondamente perché hanno reso possibile un lavoro, ce ne sono tanti altri che lavorano benissimo, questi sono coloro che ci hanno dato un contributo. Ecco, nel volume abbiamo individuato 10 frecce, ad esempio l'importanza di LinkedIn come uno strumento di comunicazione strategica, ma anche di selezione del personale, si sta affermando, diceva prima Roberta, ce ne parlerà anche Emiliano Germani, ma comunque come vedete Comune di Milano, Formez PA, il team digitale, Garante Vrai, Semipa, Fice, insomma ci sono vari esempi. Il secondo è lo sviluppo tumultuoso delle chat come elementi di una comunicazione calda, di una comunicazione profondamente immediata rispetto al cittadino che sia attraverso WhatsApp ma anche attraverso Telegram che si sta affermando in modo abbastanza forte, come vedete è utilizzato da alcuni pionieri come il Comune di Ancona e il Comune di Cagliari, ma anche dei ministeri, ottimo il profilo del MIUR, ad esempio, del MEF, del MIPAF e dell'Agenzia delle Entrate. Le comunità, su questo Palamara ci racconterà delle cose che io nelle lezioni cito veramente come riferimenti di una capacità di utilizzare i social e le comunità nei social addirittura per far diventare simpatica l'attività di una ASL, quindi di tutela della salute, sono assolutamente un mezzo importante. L'utilizzo di visual, infografiche, dirette, storie, una cosa importante, visual significa anche Instagram, l'importanza e l'affermazione delle social media policy che sono fondamentali strumenti di riferimento, perché naturalmente non possiamo pensare a proposito di carte dei servizi, di dare un servizio senza spiegare quali sono le regole, a cominciare dai toni che vanno usati. Ad esempio, sono per bannare ogni insulto, ogni discriminazione, ogni aggressione. Ci sono anche colleghi che hanno un'idea diversa. La social media policy deve dire quali sono le idee, anche dal piano sul lato pratico, ad esempio i tempi della risposta, garantire una risposta in 6 ore, in 24, in 48 o in 6 minuti, ma anche i toni e gli argomenti che vanno svolti. Il lavoro sulle fake news, già l'attività pubblica le riduce, taglia le gambe alle fake news perché tu non puoi dire una sciocchezza senza sapere che sarai smentito 5 minuti dopo, però ci sta lavorando molto sul controllo delle fonti, sui tempi di pubblicazione e sui codici redazionali. L'accessibilità come elemento fondamentale dei social che non possono fare un passo indietro rispetto ai siti. Quello che abbiamo visto prima con l'esempio del Comune di Napoli, social media al servizio della trasparenza, è un punto in cui io credo molto, perché più i social si sviluppano, più la trasparenza, più i social e i modelli open si sviluppano, più noi avremo una trasparenza in tempo reale di fatto che ci troveremo a avere un canale parallelo che corre parallelamente a quello del FOIA e a volte lo supera. E poi i comportamenti offensivi, a proposito di social media policy, la dottrina Gianni Morandi è una simpatica espressione dei colleghi del Comune di Roma che usano lo stesso stile di questo cantante che nel suo profilo risponde gentilmente a chiunque, anche se viene magari aggredito, quello che lui dice. Ecco, questo è uno stile. Io penserei invece a una secca indicazione di correttezza che viene chiesta a chi interviene in un ambito pubblico, così come se ci troviamo in una cena o in un gruppo di amici. Però le scelte il campo è aperto, l'importante è scegliere e scriverlo nella social media policy. E in ultimo Instagram, uno strumento potentissimo che stanno cominciando a usare dalla Presidenza del Consiglio ai Vigili del Fuoco, alla Regione Puglia, Trieste e Napoli, ed è importantissimo maneggiarlo bene, può umanizzare le attività di back office in un modo assolutamente brillante.
Io, prima di rispondere a due o tre domande, concludo tornando al telefono, in un modo che, avendo parlato di tecnologie, di sistemi open, di social, andiamo a sentire come raccontava la prima tecnologia un digital champions di un secolo fa, il grande Trilussa, che nella sua poesia Il telefono recitava con quell'antico Vergine Maria, giravi per un'ora il girarello e se volevi un oste sul più bello, ti rispondeva qualche farmacia. Quindi lui già sottolinea la novità del nuovo telefono. Invece mo' con l'ultimo modello, chiami Cordeto, parli e tiri via, che se tu vedi la signora mia, ci si diverte come un giocherello. Ieri, per esempio, appena si è svegliata, ha bevuto il caffè con rosso d'ovo e poi si è fatta la telefonata. Possiamo dire oggi che uno, prima ancora del caffè, va subito su Facebook. E manco ha preso in mano l'apparecchio, che ha litigato con l'amante nuovo e ha fatto pace con l'amante vecchio. E quindi una divertentissima fotografia di un uso di uno strumento comunicativo che già allora suscitava. Ecco, proviamo a tradurlo sull'uso di Facebook, di un social, e sicuramente il divertimento che ci può provocare questo testo è sicuramente anche un invito a vedere con grande fiducia e grande spirito costruttivo tutte le nuove possibilità che la comunicazione ci mette a disposizione, anche al rischio che la nostra signora possa appena sveglia parlare sia con l'amante nuovo che con quello vecchio. Concludendo con questa nota di sorriso, provo a, prima di dare la parola a Francesco, a vedere alcune domande. È possibile individuare, ci chiede Lidia Nazzaro, in ogni istituzione scolastica una figura che riesca a garantire queste forme? E appunto questa è la nostra sfida, cara Lidia. Abbiamo provato in tutti i modi, anche attraverso, sollecitando il Ministero e l'ARAN, a far inserire una figura simile all'articolo 95 anche nel contratto scuola e sanità, già che si è chiuso in queste ore, non so se è stato inserito, ci avevano garantito di sì. Se è stato inserito, bene, se non è stato inserito, stai pur sicura che noi continueremo a lavorare perché soprattutto la scuola e la sanità, che sono, perché nell'idea tradizionale l'addetto stampa serve soprattutto al politico, nell'idea che abbiamo noi, la figura comunicativa moderna, il giornalista pubblico, serve soprattutto alle persone, alle famiglie che parlano con la scuola. Magari daremo finalmente una bella stretta alle drammatiche chat delle mamme, ecco, che sono una delle categorie più strazianti, direi, del nostro. Ma a parte gli scherzi, insomma, è evidente che il rapporto col cittadino di una struttura sanitaria, di una struttura scolastica, è persino più importante di quello che può essere il rapporto col cittadino in un ministero. Quindi io spero, scusate ancora, che sia stato inserito nel contratto, ma se non lo sarà, non sa se sarà stato fatto, lavoreremo su questo per le scuole. Se non sarà stato fatto, ci torneremo subito in un discorso legislativo che riguardi tutte le amministrazioni pubbliche. Eventuale cattivo uso dei social è sanzionabile? Beh, sicuramente oggi non ci sono sanzioni come non ci sono premi, ma è evidente che qualsiasi forma di cattiva comunicazione nei social diventa sanzionabile a livelli addirittura eclatanti. Ci sono già delle sentenze che cominciano a evidenziare. Per esempio, quando tu non informi i cittadini di qualcosa di importante, anche soltanto del cambio, della soppressione di una linea di trasporto, ad esempio, ma anche quando tu dici una cosa che non è vera, oppure non, io penso ancora, non intervieni su una notizia, perché il cittadino nei social diventa informatore, ti può dire ad esempio che c'è un'enorme buca al centro della città e se te lo dice oggi pomeriggio, tu non rispondi fino a domani, poi qualcuno ci cade. Vi rendete conto che i social non sono più la vecchia comunicazione chiusa e autoreferente. Io posso persino essere chiamato a rispondere di non aver risposto, di non aver segnalato di questa enorme buca che un cittadino mi aveva scritto di aver visto, se qualcuno poi magari si fa male. Quindi sicuramente andiamo verso una valorizzazione dei social, ma dietro ogni spazio di comunicazione c'è anche la possibilità di avere delle responsabilità. Le professionalità social, come dicevamo prima, adesso rispondo a Roberta Albano, sono inserite per la prima volta nella legislazione attraverso il nostro lavoro che con la consultazione pubblica della circolare 2 le ha inserite nell'articolo 8. Naturalmente, se voi vedete fra le righe dell'articolo 95, si parla di lavoro su internet, quindi cominciamo a fare dei passi verso questo riconoscimento. Però, anche se non c'è ancora un nero su bianco come noi vorremmo, ci sarà nella legge 151. Vi ricordo che ieri la
ministra ha detto delle parole inequivocabili che vi invito ad andare ad ascoltare sul sito del Formez, dove ci sono tutti i nostri interventi integrali, oltre a degli articoli, fra cui quello della Federazione della Stampa, che potete trovare sul sito dell'SNSI, che riporta, e su cittadini di Twitter, che riporta le parole della ministra. Come ha chiesto Lidia Nazzaro, ci stiamo muovendo per la formazione ad hoc, riconoscimento come figura, è quello che stiamo cercando di fare, ripeto, per ora via contratto, con degli strappi contrattuali, al più presto possibile con una legge e speriamo anche con una direttiva del ministro. La ministra ieri ci ha detto che vuole un gruppo di lavoro in cui ci siamo noi e che lavoriamo sulle ricadute organizzative dell'articolo 95. Se un dipendente chiede un canale tipo Facebook, un dirigente può opporsi? Beh, naturalmente oggi sì, perché il dirigente oggi non ha questo obbligo, ma se per questo i dirigenti si sono opposti anche alle applicazioni della 150. Quindi il problema non è tanto di gerarchia, è un problema di indicazioni legislative e soprattutto di forza di una nostra comunità che deve costruire una rete di professionalità della trasparenza. Il Formez è una struttura operativa, ma è al servizio di questo obiettivo, ma sicuramente presto lo sarà la Federazione della Stampa, titolata a trattare in sede ARAN per queste professionalità, e già oggi lo è Pia Social, perché Pia Social è una struttura che non ha funzioni sindacali, ma di fatto comincia ad avere funzioni rappresentative di tutte queste nuove professionalità. Molti enti locali addirittura aderiscono a Pia Social e quindi diventa una struttura potenzialmente in grado di intervenire pure in questi casi, ma non voglio con quel levare, diciamo, i contenuti e gli argomenti a Francesco, a cui do la parola, ringraziandovi tutti e dando la mia disponibilità naturalmente anche a ricevere le vostre richieste, domande o osservazioni sui miei canali personali. Grazie Sergio. Allora do subito la parola a Francesco Di Costanzo che ci parlerà della nuova comunicazione pubblica. Chi meglio di lui, insomma, rappresenta come presidente dell'associazione Pia Social, un osservatorio, diciamo, privilegiato su quanto sta accadendo nella pubblica amministrazione in campo social. E, chiedo, ecco, di attivare il microfono. Eccomi, E di là. buongiorno a tutti. Tra l'altro siete in tantissimi collegati e questo ci fa molto piacere. Ho sentito l'intervento di Sergio. Ovviamente ci sono alcune cose che stiamo portando avanti insieme, sia come Formez che come associazione Pia Social. Come vedete, la prima slide probabilmente racchiude un po' tutto quello che vi racconterò stamattina e che stiamo portando avanti ormai da più di 2 anni. Cioè, oggi il web, i social network e le chat stanno rivoluzionando il mondo della pubblica amministrazione, ma in generale il settore pubblico. La cosiddetta nuova comunicazione ci sta portando ad una rivoluzione. Martedì, quando c'è stato l'evento che citava anche Sergio in funzione pubblica, ho detto che la rivoluzione non è sognata, nel senso che è in corso. Noi ci stiamo lavorando ormai da tempo. Molti di voi, alcuni li sentirete oggi in questo webinar, ci lavorano ogni giorno su vari territori, in strutture di vario tipo, su temi e argomenti diversi, ma il concetto centrale è che questi strumenti oggi ci danno la possibilità di offrire un servizio diverso e ancora più completo ai cittadini. Velocemente, visto che non abbiamo tantissimo tempo, vi dico cosa è successo e quali obiettivi abbiamo raggiunto in questi 2 anni. Prima, come vedete, dal novembre 2015, con i primi stati generali della nuova comunicazione pubblica a Palazzo Chigi, probabilmente qualcuno di voi avrà sicuramente partecipato. Quello è stato un evento che ha dato il via a tutto questo percorso che ci ha portato, diciamo, oggi a lavorare, come diceva Sergio, sui nuovi profili professionali, su una nuova organizzazione della comunicazione pubblica, su una percezione molto diversa da quella che avevamo appunto nel novembre del 2015, quando molte persone e social media manager, capi uffici stampa, insomma, professionisti della comunicazione non sapevano neanche di essere delle buone pratiche, erano, come dire, delle persone che si erano impegnate per convincere la propria amministrazione a stare sui social network. Oggi
quelle persone continuano a essere delle buone pratiche, ma soprattutto oltre a loro ne sono nate tantissime altre. Quindi abbiamo fatto un percorso straordinario dal punto di vista della percezione, come dire, di abbattere quei muri che molti di noi che lavorano all'interno di amministrazioni o comunque si sono trovati a lavorarci sanno che non 20 anni fa, ma 2 o 3 anni fa chi lavorava sui social network era considerato il cosiddetto smanettone, colui che gioca col cellulare, e in realtà questo è un lavoro di grande responsabilità, probabilmente più impattante anche della comunicazione tradizionale, che non va cancellata ma integrata e rafforzata con questi strumenti, e che noi con questo percorso stiamo cercando, come dire, di riconoscere questo lavoro, di dargli un ruolo da protagonista nei piani di comunicazione, nelle strutture di comunicazione, insomma, nell'organizzazione della macchina pubblica e non solo, perché spesso le esperienze che sono nate in questi 2 anni hanno, come dire, sono dei modelli anche per il settore privato. Quindi la PA per una volta, e con grande piacere ce lo ha riconosciuto l'Ocse, la PA italiana per una volta rappresenta un modello per i privati e anche per gli altri paesi nel mondo, perché la rete, ovviamente PA Social ha dato il proprio contributo, la rete che oggi abbiamo in Italia tra professionisti, amministratori, cittadini, comuni, regioni, amministrazioni statali, ministeri, musei, camere di commercio, insomma, tantissime strutture. Quella rete lì esiste solo in Italia ed è un modello che anche l'Ocse ci ha chiesto di utilizzare per fare cose simili anche in altri paesi europei e non solo. Come vedete dalla slide, il gruppo PA Social è nato in quel novembre 2015 e si è evoluto fino ad oggi, dal luglio scorso, a diventare un'associazione nazionale di cui io sono orgoglioso di essere presidente, ma che al di là di me raccoglie più di 400 soci e tantissimi professionisti che ogni giorno, come vi dicevo, lavorano perché il settore pubblico sia realmente al servizio dei cittadini, per avere, come dire, le nostre strutture realmente a portata di smartphone. Andiamo avanti su delle cose che oggi sono ormai, come dire, nella normalità del nostro dibattito quotidiano. Insomma, oggi andiamo in giro per l'Italia e nessuno si chiede più se dobbiamo stare o meno sui social network. L'esserci o non esserci fortunatamente è stato superato. Siamo di fronte a un altro lungo lavoro, quindi non un lavoro semplice, però sul come starci, come dobbiamo utilizzare questi strumenti, quali professionisti se ne devono occupare, con quale organizzazione, con quali tempi. Insomma, stiamo entrando fortunatamente nel merito della cosiddetta nuova comunicazione pubblica, sperando presto di togliere questo nuova davanti e chiamarla comunicazione pubblica, includendo tante cose che ora vedremo nelle slide che ha citato anche Sergio, tante funzioni e tante professionalità che oggi non sono, come dire, il loro riconoscimento non è più rimandabile. La pubblica amministrazione deve stare dove sono i cittadini. Questo è un concetto che io credo banalissimo, però non lo era 2 anni fa ed oggi credo sia abbastanza affermato e riconosciuto. Quindi se i cittadini utilizzano per loro scelta Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, insomma, mette LinkedIn, visto che oggi ne parliamo. La PA deve starci e non solo deve starci, ma deve starci bene, rappresentando un punto di riferimento. Questo l'ho già detto, i social devono essere parte integrante della pianificazione e della comunicazione della pubblica amministrazione, quindi non un'aggiunta, non si può chiedere a chi lavora nella comunicazione, che sia giornalista, che sia comunicatore, che sia, come ci auguriamo in prospettiva, giornalista pubblico, figura professionale che sta dentro a una redazione unica,
qualunque sia il suo ruolo, diciamo, non può essere un'aggiunta alla comunicazione principale, che è quella tradizionale, ma assolutamente deve essere tutto integrato con la stella polare, come scritto qui, quella del servizio al cittadino, perché il prodotto che noi in questa redazione unica creiamo è un'informazione, un servizio al cittadino, quel qualcosa che ti migliora la giornata, che fa sì che io abbia una percezione positiva delle nostre amministrazioni. E quindi, come dire, se io con un tweet, un post, un messaggio in chat riesco a risolvere anche un piccolo problema quotidiano del cittadino, capite che è una grande rivoluzione, che si stanno modificando i rapporti tra PA e cittadini in modo straordinario. I social sono strumenti straordinari, strumenti fondamentali per accorciare le distanze con i cittadini, questa, anche questa è una cosa molto banale, però non era, come dire, molto accettata. E non era nella mentalità delle nostre strutture. Questo oggi sta cambiando, noi ci stiamo impegnando per questo, anche perché come web e social hanno cambiato tempi, modi, strumenti, linguaggi e organizzazione della nostra comunicazione pubblica. Questo porta tante cose, porta, come dicevamo, a nuove figure professionali, porta al fatto che ci siano strutture che utilizzano, ad esempio, le emoticon, un linguaggio più colloquiale per parlare con i cittadini, e io sono favorevole su questo. Credo che la PA non possa, come dire, stare in un altro universo. La PA deve parlare con i cittadini e adeguarsi anche, come dire, alle regole, ai linguaggi che questi strumenti ci mettono a disposizione. Lo stesso vale per i tempi. Oggi non si può più pensare che una persona che lavora nella comunicazione abbia dei tempi come c'è oggi scritto nei contratti o nella nostra organizzazione classica della comunicazione pubblica. Oggi bisogna cambiare gli strumenti, oggi si lavora con lo smartphone, al massimo con un iPad più che col computer, si lavora più stando in giro che su una scrivania, che seduti ad una scrivania. Quindi, insomma, su questo bisogna assolutamente lavorare e portare avanti anche concretamente regolamenti, circolari, si spera una legge 150 giornata, noi l'abbiamo chiamata 151, però insomma bisogna portare avanti il più possibile tutto quello che serve per far lavorare al massimo queste persone, i nuovi profili professionali. I social sono straordinari strumenti di servizio pubblico, lo abbiamo già detto, sono una straordinaria opportunità e già lo hanno fatto, perché oggi la comunicazione pubblica, noi lo vediamo spesso, è ormai al centro del dibattito, quindi è tornata al centro delle politiche e del dibattito, e questo è un bene per tutti, non solo per chi si occupa di comunicazione. Un alleato fondamentale della Smart City, perché, come dicevo prima, se con io ho il mio comune, la mia amministrazione di riferimento sullo smartphone, davvero a portata di smartphone, credo che si aiuti anche il concetto di smart city, che non deve essere solo un'ottima idea per fare dei convegni, a cui partecipo anch'io, però deve essere poi un concetto molto concreto della vita delle nostre città, quindi una città intelligente deve anche saper essere un punto di riferimento su questi strumenti. La nuova comunicazione significa tante cose, non significa solo l'utilizzo di nuovi strumenti, ma significa lavoro, lo abbiamo detto, figure professionali nuove, significa opportunità di lavoro nuove, significa servizi nuovi per i cittadini, innovazione, trasparenza, l'ho detto bene Sergio, significa nuovi linguaggi, lo abbiamo detto, nuovi strumenti di lavoro, una nuova organizzazione, vediamo poi brevemente quale abbiamo proposto noi, significa antidoto alle fake news, era citato nelle frecce di Sergio. Oggi le fake news, che sono sempre esistite, non si possono eliminare del tutto, si possono combattere, e chi meglio dei comunicatori pubblici, della comunicazione pubblica, delle PA, delle nostre amministrazioni, può essere un argine, può rappresentare un punto di riferimento, che è quello che cercano i cittadini. Quando vanno sul web e sui social, cercano dei punti di riferimento per avere un'informazione corretta. Per questo
La PA deve saperli usare e avere figure professionali che possano appunto dare la corretta informazione e avere ancora più rilevanza rispetto a chi produce l'informazione scorretta. Sui servizi digitali, noi oggi c'è stato un bel lavoro fatto dalle strutture di governo e anche dagli enti locali. I servizi digitali sono tanti. Quello che manca, secondo me, è una gamba di comunicazione, cioè a spiegarli ai cittadini, renderli semplici, portarli a terra, portarli sul territorio e farglieli usare, perché altrimenti sono ottimo materiale per le nostre presentazioni, sono bellissime piattaforme, ma non risolvono il problema di migliorare la vita dei cittadini. Quindi su questo noi ci stiamo impegnando e spero, insomma, che si arrivi presto a dare anche una gamba di comunicazione al tanto che è stato fatto sui servizi digitali. Velocemente il modello organizzativo che abbiamo proposto noi e che già alcune amministrazioni, ad esempio il Comune di Prato, stanno iniziando ad implementare, è l'ufficio comunicazione stampa e servizi al cittadino. La logica di questo ufficio è unire tante funzioni che oggi, come dire, stanno in uffici diversi e finché non verrà aggiornata la legge 150 dovranno continuare a stare in uffici diversi, ma la logica è che oggi si deve lavorare come una redazione unica e quindi farlo con l'URP, con l'ufficio stampa, con la Citizen Satisfaction, la carta dei servizi, le campagne di comunicazione, l'organizzazione di eventi, la comunicazione interna e la trasparenza. Per farlo, vado avanti velocemente visto che il tempo è poco, bisogna far sì che ci sia una redazione unica, una redazione diffusa che è coordinata e nel quale stanno dentro tutte queste figure di cui abbiamo parlato, dal social media manager all'ufficio stampa, quindi dal giornalista al comunicatore, il community manager, il community organizer, chi si occupa di visual design, chi si occupa diciamo di videomaking e via dicendo. Andiamo avanti con le slide. Vi salto questa parte che era la già citata Sergio sull'articolo 95 e su come dire, le circolari che sono uscite, che sono molto concrete e hanno bisogno, come dire, di avere poi una legge successiva che chiuderà il cerchio, ma noi stiamo comunque andando avanti, ripeto, con articolo 95, nuove figure professionali, nuova organizzazione della comunicazione pubblica. Va portato avanti un percorso continuo di formazione e di scambio di buone pratiche. L'associazione PA Social, come forse saprete, lo fa costantemente. La formazione è fondamentale anche perché questi strumenti cambiano continuamente. Le buone pratiche anche perché sapere che una certa amministrazione, una certa azienda pubblica ha fatto in un certo modo qualcosa, fa sì che se ne creino di nuove, di esperienze e magari anche migliori. In questi 2 anni, appunto, molto è cambiato. Oggi trovate ministeri, strutture statali, comuni, regioni, istituzioni varie sui principali social network e addirittura in chat, su Facebook, su Twitter, su Instagram. Qui vedete alcuni esempi, non abbiamo il tempo ora di citarli tutti, i Vigili del Fuoco, la Difesa, la Presidenza del Consiglio, il MIUR, il Demanio, il MIT, i Carabinieri, insomma, il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Economia e Finanze. Mi soffermo al volo sulle chat perché vedo che poi ci sono diverse domande. Non era così scontato trovare oggi dei ministeri su Telegram, su WhatsApp, addirittura su Messenger con un bot sviluppato al proprio interno, come ha fatto il Ministero delle Politiche Agricole. Questo significa che ci sono professionalità, c'è la voglia di fare e soprattutto che quando la PA innova e mette a disposizione dei servizi nuovi, questi funzionano nei numeri e nella qualità. E lo dimostrano, faccio degli esempi, ma ne vedete altri scritti, lo dimostrano il Ministero dell'Istruzione su Telegram che ha numeri da giornale quotidiano, il MIPAF, l'agricoltura su Messenger unendo un bot, quindi un automatismo con la parte umana per dare il massimo delle informazioni,
Lo stesso vale per WhatsApp con dei comuni come ad esempio Cagliari ed Ancona che fanno un servizio di customer care in chat che è straordinario. Di LinkedIn ve ne parlerà dopo Emiliano Germani, ci sono varie esperienze, qui ce ne sono elencate alcune. Snapchat ve ne parlerà Gabriele Palamara, è un altro esempio non utilizzatissimo nella PA, ma concreto. Flickr, WeChat, addirittura usato per la comunità cinese a Prato. Concludo le slide dicendo che l'associazione è ovviamente a vostra disposizione, ci trovate su piasocial.info e su tutti i social network e anche in chat su Telegram. L'obiettivo è far sì che la rete sia sempre più grande, quindi vi aspettiamo, aspettiamo i vostri contributi e cerco ora di rispondere alle vostre domande. Personalmente ho una paura di fondo, temo che i social aiutano a capire meglio le aspettative del pubblico, ma danno spazio a chi non lo merita. Non credo nel problema delle fake news, ne abbiamo parlato. Io credo che eliminare delle fake news e l'utilizzo scorretto sia impossibile. Noi dobbiamo lavorare fortemente su un utilizzo, diciamo così, positivo delle potenzialità di questi strumenti. Questi strumenti hanno grandissime potenzialità, sia in senso negativo che in senso positivo. Noi dobbiamo lavorare sul lato positivo e far sì che le PA diventino dei punti di riferimento. Se io vado a cercare una notizia sui vaccini, perché è la cosa più citata, andrò a cercare un punto di riferimento e chi meglio di una pubblica amministrazione che sa usare questi strumenti mi può rappresentare un punto di riferimento e l'antidoto a chi invece vuole fare disinformazione e appunto usare i social in modo scorretto. Ho perso la prima parte del webinar, le nuove figure devono essere giornalisti, le nuove figure devono essere inserite in un percorso che noi abbiamo chiamato giornalista pubblico, ma si può chiamare come volete, un percorso che includa quelli che oggi sono già giornalisti, ma anche persone come i social media manager, i community organizer, chi si occupa di visual, chi si occupa dei dati, analisi dei dati, per esempio di open data, i comunicatori pubblici di oggi, con un percorso di formazione e di esperienza che li porti ad essere appunto queste nuove figure professionali decisive e fondamentali per una PA che possa proseguire questo percorso in modo, come dire, di qualità, quindi con grande qualità e appunto con la forza e la professionalità di rappresentare un punto di riferimento. Vorrei fare una domanda sulla sfida social nella pubblica amministrazione. Si legge spesso di esperienze riguardanti l'uso dei social. Vorrei sapere se si ha notizie di esperienze relative alla comunicazione istituzionale interna, ovvero l'interazione tra i vari impiegati. Appunto, questo è un problema che riguarda l'organizzazione. Noi abbiamo bisogno di, come dire, dare una nuova organizzazione, perché finché continuiamo a ragionare a compartimenti stagni e praticamente certi uffici, come scrive anche Daniela nella domanda, non si parlano neanche, questo non va più bene. Serve una redazione unica dove, come dire, si uniscano tante funzioni. Queste funzioni devono lavorare insieme perché l'obiettivo finale è dare un servizio al cittadino. Leggo anche un commento, così rispondo al volo visto che ho finito il mio tempo. Si può chiamare come volete, non si può sentire. Lo dico invece molto volentieri perché invece per quanto mi riguarda vuol dire che non è un problema di chiamarsi giornalista pubblico o meno. Noi gli abbiamo dato un nome, abbiamo detto giornalista pubblico, gli abbiamo dato un altro nome all'ufficio che, co che come dire noi intendiamo organizzare, cioè ufficio comunicazione stampa e servizi al cittadino. La cosa importante è capire che io sono giornalista iscritto all'ordine, ma ci sono tante persone che non lo sono e che oggi sono in grado di fare questo percorso verso il giornalista pubblico e sono persone che ogni giorno, che siano social media manager, comunicatori, ripeto, organizzino eventi, si occupano di trasparenza e quant'altro, che ogni giorno danno un grandissimo contributo in tutta Italia per la nuova comunicazione pubblica. Tutte queste figure vanno unite, devono lavorare insieme e bisogna dargli la possibilità di accedere anche con un riconoscimento
all'organizzazione generale della comunicazione pubblica. Grazie. Grazie Francesco, per il suo intervento ci sono state tantissime domande, adesso e anche tantissimi complimenti e adesso do la parola, i tempi stringono, a Emiliano Germani che ci parlerà dell'uso di LinkedIn nella pubblica amministrazione. Vi ricordo che è anche autore del capitolo su LinkedIn che ha ampliato la parte relativa all'uso, diciamo, degli strumenti. Quindi del volume, e gli lascio la parola e gli chiedo di attivare il suo microfono. Buon lavoro. Credo sia attivo. Mi sentite? Ok, spero che il microfono sia attivo perché non ho feedback da Roberta. Buongiorno a tutti. Come vedete dalle slide, come ha presentato Roberta, sono Emiliano Germani. Io lavoro per il garante per la protezione dei dati personali, anche se oggi ovviamente non sono qui come garante, ma sono qui come comunicatore pubblico che ha una specifica esperienza nella pubblica amministrazione. Però noi con il garante abbiamo utilizzato LinkedIn. E una prima cosa che c'è da dire su LinkedIn è che è difficilissimo dire il nome. Non c'è un accordo su come si dica, tant'è vero che se voi andate su YouTube trovate un sacco di tutorial su come si pronuncia questa parola. Per cui noi oggi diremo LinkedIn ed è uno strumento utilizzato soprattutto a livello personale e professionale. Perché che cos'è LinkedIn? È un social network, e questo va da sé. È operativo in 200 paesi ed ha 500 milioni circa di utenti nel mondo, quindi mezzo miliardo di persone utilizzano questo strumento. Ovviamente Facebook e altri social vantano numeri più grandi, ma considerando che questo è un social network professionale, quindi diciamo di nicchia, utilizzato per specifiche finalità, sono dei numeri veramente significativi. Una cosa, due dati interessanti sono che in Italia lo usano, sono iscritti almeno, poi i dati di utilizzo effettivo vanno computati, ma credo che siano molto alti, 10 milioni di utenti circa, tantissimi. E Milano è la quinta area urbana nel mondo con più iscritti. Quindi diciamo che abbiamo dei piccoli record in Italia per l'utilizzo di LinkedIn. Già questi numeri danno l'idea che sia un social network da guardare con molta attenzione. Andiamo a un'altra slide. Abbiamo detto un social network, è gratuito, quindi l'iscrizione è assolutamente gratuita. C'è sempre il problema che è vero che non è gratuita perché diamo i nostri dati personali, però non abbiamo costi di ingresso per l'iscrizione e per l'utilizzo. Anche se il social network LinkedIn offre una versione premium o premium che ha un costo, in realtà più costi, ha dei costi differenziati a secondo delle finalità di utilizzo e delle soluzioni a cui si vuole accedere. Sento un ritorno, ma lo ignoro e vado avanti. Dunque, è anche un social network bidirezionale. Grosso modo, no, per fare un quadro, possiamo riassumere i social network in due grandi categorie, a stella e bidirezionali. A stella il prototipo è Twitter, no? Sapete che potete essere seguiti senza seguire, potete seguire senza essere seguiti, ma non c'è un raccordo diretto, mentre bidirezionale è Facebook, dove si fa appunto amicizia, si entra in condivisione completa, a secondo poi ovviamente dei livelli di privacy che possiamo impostare, con le persone con cui si stringe amicizia. Ecco, LinkedIn è bidirezionale, un po' come Facebook, ci si connette e si scambiano le informazioni. Ma quale tipo di informazioni? Chi lo utilizza già lo sa, ma faccio un riassunto. Grosso modo su LinkedIn si può pubblicare un curriculum, quindi una lista di esperienze che vanno dalla formazione alle esperienze professionali, addirittura le pubblicazioni, i premi ricevuti, eccetera. E poi si può postare nel newsfeed, si possono postare nel newsfeed dei contenuti. Quindi si possono ripubblicare dei link, si possono pubblicare dei post secondo il modello del microblogging, quindi post più o meno lunghi, si possono pubblicare immagini, video e quant'altro. Poi c'è un'opzione in più perché c'è una sorta di blog che da pochi mesi è disponibile anche nella versione italiana, mentre prima si accedeva solo in quella inglese, dove si possono scrivere veri e propri articoli che finiscono nel flusso delle notizie. E questa sorta di blog ha un plus rispetto al microblogging su LinkedIn, che finisce anche su Google. Quindi viene anche ottimizzata la ricerca su Google e quindi si può espandere la propria visibilità personale scrivendo questi post.
Andiamo avanti. LinkedIn è un social network reputazionale. Appunto, come dicevamo, permette di pubblicare informazioni sul proprio curriculum, permette di informare anche gli altri sulle proprie attività, sui propri interessi professionali e quindi serve all'autopromozione. Tant'è vero che lo scopo originale, quello ancora fondante di oggi, di LinkedIn è la ricerca di lavoro, sia sul fronte delle aziende, degli enti che cercano lavoro, sia sul fronte dei lavoratori che si vogliono proporre sul mercato del lavoro. C'è un ultimo punto, che forse è quello più interessante, e che lo rende interessante per un utilizzo anche presso le pubbliche amministrazioni. LinkedIn è un social network che potremmo definire strategico, innanzitutto perché permette di fare una comunicazione mirata. Sì, è importante comunicare con tutti i cittadini, le amministrazioni anzi devono comunicare con tutti i cittadini, ma in alcuni casi può essere importante anche settare la comunicazione su dei profili di interesse definiti, ad esempio sugli stakeholder o sulle categorie professionali che sono più interessate, più specificamente interessate all'attività o determinati settori di attività dell'amministrazione. Ad esempio, per vari motivi abbastanza ovvi, un'autorità come il garante è interessato a comunicare, soprattutto, non solo, noi comunichiamo con tutti i cittadini, ma soprattutto, con determinati operatori, determinati settori, informatici, giuristi, sono tantissimi, li potremmo raggiungere, li raggiungiamo anche attraverso altri canali, ma abbiamo scoperto che su LinkedIn avevamo una specie di canale privilegiato, perché loro lo utilizzano molto, in media. Sono molto attivi, molto attenti ed hanno avuto un grosso riscontro e ci hanno premiato per questa scelta. Vi do un dato, siamo sui 9.300 follower. Non sembrano tanti, ma in realtà sono tanti, perché grosso modo sono i numeri che può fare anche un sito. Cioè, forse non sono i numeri di un sito web della pubblica amministrazione, ma per un'amministrazione come la nostra sono numeri molto significativi. Poi c'è un'interazione di qualità. Attraverso LinkedIn noi abbiamo la possibilità di approfondire determinate tematiche che su alcuni canali non riusciamo a approfondire abbastanza, anche perché appunto il social network ci permette di interagire, di avere un feedback. Scusate, mi segnalano nel frattempo che devo parlare a voce più alta, quindi provo ad alzare il microfono. Ok, perché? Perché possiamo rimettere nel flusso delle informazioni che sono passate già sul nostro sito, sono passate per altri canali, la stampa e quant'altro, ma che è utile di volta in volta riproporre, ad esempio a scopo di rinforzo. Ci sono degli adempimenti, non basta dirlo una volta, è importante ripeterlo, è utile ripeterlo. E qui noi abbiamo la possibilità appunto di farlo più e più volte. È un po' il meccanismo di quella che si chiama la coda lunga, un termine che qualche anno fa andava molto di moda e che oggi si è dimenticato, ma che invece è fondamentale perché tutte le amministrazioni hanno uno stock di informazioni che rischiano di perdersi nel flusso costante e continuativo della comunicazione odierna e che invece possono essere abilmente e utilmente riproposte attraverso strumenti come LinkedIn. L'importante è programmare, lo vedremo tra poco. C'è un altro punto, quella che io ho chiamato qui l'intelligenza informativa. Le persone su LinkedIn parlano, scambiano esperienze, discutono, esprimono esigenze. Ora, se in un modo intelligente si fa un'azione di monitoraggio e si ascoltano le persone che dialogano su, LinkedIn, si possono reperire utili informazioni e a livello di comunicazione, quindi cosa gli diciamo che gli può essere utile e che magari loro hanno espresso di voler sapere. E anche a livello operativo, perché ricordiamoci, il fondamento della comunicazione è quella comunicazione bidirezionale, non facciamo solo comunicazione verso l'esterno, raccogliamo anche informazioni che possiamo dare alla nostra amministrazione. Vado un po' più veloce perché vedo che il tempo sta volando. E perché usare LinkedIn? LinkedIn ce lo dice lui stesso, io ho ripreso una pagina di LinkedIn e ci dice che lui ci può aiutare a rafforzare la notorietà del brand. Beh, anche le amministrazioni hanno un brand, ovviamente non commerciale, ma hanno un'immagine, una reputazione da promuovere. Informare i clienti su prodotti e servizi, nel nostro caso, nel caso delle amministrazioni pubbliche, sul servizio erogato. Costruire relazioni e interagire con l'audience di riferimento, l'abbiamo detto poco fa.
promuovere opportunità di carriera. E sì, perché si discute ora di utilizzare, non c'è una specifica norma di legge che lo richiede, però si comincia a discutere di utilizzare efficacemente i social anche a fini di trasparenza, quindi i concorsi. Ma ci sono poi amministrazioni che hanno delle procedure di reclutamento un po' più particolari, che non passano necessariamente attraverso concorsi e che quindi attraverso LinkedIn possono promuovere anche attività di ricerca del personale. Mi viene in mente il team per l'innovazione digitale, che è un'esperienza di punta e di prestigio della nostra amministrazione. Come ottimizzare l'uso di internet, di LinkedIn? Continuo a fare questo errore, questo lapsus. La URL, per personalizzatela, troverete poi nell'articolo vari consigli per farlo, ma è importante che sia immediatamente riconoscibile, anche perché spesso potreste trovare, come capita anche col web, la posizione già occupata da qualcuno che per più svariati motivi si è chiamato come la vostra amministrazione. Quindi la prima cosa è controllare che non ci siano fake o doppioni, poi personalizzare la URL in modo da renderla sempre facilmente riconoscibile e accessibile. L'immagine del profilo di copertina. Sembra facile, ma non è così. Devono essere molto ben studiate. Banalmente, poi troverete sempre l'articolo. Perché, ad esempio, LinkedIn può essere utilizzato anche in versione mobile. Quindi, quando vedete l'iconcina dell'immagine del profilo piccola piccola, se è troppo complicata e poco riconoscibile, non serve a nulla. L'immagine di copertina, come troverete nell'articolo, può contenere poi altri elementi fondamentali, come delle call to action, numeri verdi, indirizzi, slogan di campagne del momento. Quindi anche qui va fatto un ragionamento molto importante. Company profile è la presentazione dell'amministrazione. I capisaldi sono quello di renderla completa, inserire all'interno anche tutti i canali di contatto disponibili e soprattutto renderla coerente con le informazioni che diamo su altri canali, in primis il sito web dell'amministrazione. Le parole chiave, se ne possono scegliere fino a 20, permettono di ottimizzare la ricerca della nostra amministrazione all'interno del motore di ricerca di LinkedIn e di far arrivare anche le persone a scoprire che esistiamo. Andiamo ancora un po' veloci perché vedo che poi ci sono anche delle domande in arrivo nel frattempo. Come gestire LinkedIn? Innanzitutto non va pensato come uno strumento a sé, come tutti i social media che utilizziamo vanno inseriti in una strategia di comunicazione integrata e quindi sinergica anche per quanto possibile. Non sparare in modo autonomo su vari canali, ma concentrare il fuoco sincronizzandoli. Definire un piano editoriale è fondamentale, che significa banalmente impostare cosa si vuole pubblicare, quando lo si vuole pubblicare, con quale frequenza. È fondamentale, bisogna approcciarsi a questo utilizzo del social network come se stessimo gestendo un giornale. Le persone si aspettano informazioni, vogliono il flusso. E quindi non bisogna abbandonare la comunicazione perché si abbandonano i nostri utenti e quindi si dà un senso di abbandono anche agli utenti cittadini. Curare i contenuti, le cose vanno innanzitutto ragionate all'interno del piano redazionale, va capito ciò che si aspetta al pubblico e vanno utilizzate anche abilmente le immagini e i contenuti multimediali che ne abbiamo, perché ovviamente un contenuto corredato da un'immagine è più visibile e attira di più l'attenzione. Social media policy interna ed esterna, probabilmente ne parleranno anche i miei colleghi nelle altre sessioni, ma è una cosa molto importante sul fronte interno stabilire responsabilità, possibilità, chi può usare il social media, come può rispondere, quando, in che termini, e poi sull'esterno appunto regolare il rapporto con i cittadini. Anche sul fronte dell'educazione del cittadino, cosa può fare il cittadino utente che ci parla su LinkedIn? Che si deve rapportare in un certo modo con educazione e con moderazione, ad esempio, nei confronti dell'amministrazione. Una cosa che non ho detto è che social network strategico, LinkedIn lo è anche nei termini in cui l'utenza è selezionata, poiché le persone che stanno su LinkedIn hanno una reputazione da difendere, tendono a comportarsi in un modo più moderato. E questo chi gestisce ad esempio delle pagine Facebook lo sa bene, perché quando un'amministrazione si presenta sui social media diventa il nemico da abbattere e distruggere, quindi spesso alcuni hanno comportamenti non propriamente civili. Su LinkedIn troviamo un ambiente un po' più riparato, perché ovviamente qualcuno che inizia a fare il pazzo o l'aggressivo su LinkedIn rovina la propria reputazione, quindi toglie il senso alla propria presenza e comunque di fatto tende a farlo molto meno. L'ultima slide, poi cercherò anche di vedere le domande, intanto
stanno arrivando, come ottimizzare la visibilità? Beh, innanzitutto curare l'engagement, perché il sistema di LinkedIn premia i più attivi, quindi tanto più si è attivi, tanto più si commenta, si risponde e si interagisce con gli utenti, tanto più si sarà visibili. Breve inciso, abbiamo detto che è un social network bidirezionale. Quando si crea una pagina aziendale relativa all'amministrazione, e per come farlo e per i dettagli rimando all'articolo che trovate nel libro, nell'ebook, LinkedIn si ritrasforma in un sistema a stella, cioè l'amministrazione non può stringere amicizia, può essere solo seguita, e quindi questo è un fattore da tener conto, anche se è possibile l'engagement, perché come ripetevo, si possono mettere like, si può rispondere agli utenti, anche se non si può stringere amicizia. Fare squadra, coinvolgere i dipendenti dell'amministrazione nella gestione della pagina, facendoli iscrivere. Non è un trucco, è una cosa molto importante, perché LinkedIn può essere anche uno strumento di comunicazione interna e esterna. Studiare gli analytics, cioè fare uno studio sui dati, che in gran parte LinkedIn mette, a disposizione anche nella versione basic, che quindi permettono di ottimizzare l'azione, i contenuti, le strategie di interazione. Usare i rimandi incrociati, cioè utilizzare gli altri social, gli altri canali, anche il sito web, per promuovere la propria presenza su LinkedIn e quindi far sapere che ci si è e cercare di incrementare il numero dei follower. Allora, vedo che sono rimasti pochi minuti, quindi cerco di dedicare gli ultimi secondi che abbiamo per rispondere alle domande. La pagina aziendale su LinkedIn è legata all'account personale? Sì, assolutamente. Bisogna essere iscritti come persona per poi creare una pagina aziendale. In questo caso torna in gioco le social media policy interne, perché sarebbe meglio essere autorizzati la propria amministrazione a fare una cosa del genere, non prendere iniziative personali, ma penso che questo vada da sé per tutti. Tutto interessante, ma la disomogeneità delle prassi adottate per amministrazione e spesso la scarsa comunicazione tra di esse impedisce o rallenta la fruizione di un servizio di qualità, quale utilità possono essere per un cittadino tante informazioni? È una domanda molto complessa. Nei pochi secondi che ho a disposizione rispondo che noi dobbiamo ragionare in un'ottica multi-target, quindi anche se le informazioni dobbiamo tendere a omogeneizzarle, parlare in modo diverso su tanti canali non è necessariamente negativo, perché abbiamo tanti target. Quindi, ad esempio, nel caso di LinkedIn stiamo facendo una scelta di profilazione. Uso con accortezza questa parola profilazione, perché è una profilazione, diciamo, incidentale. Noi, ad esempio, non abbiamo fatto nessuna forma di promozione push, non siamo andati a cercare gli utenti. Sapevamo però che su LinkedIn c'era una certa tipologia di utenti che poteva essere interessata al nostro discorso sulla comunicazione delle amministrazioni e siamo entrati in quel social network. Quindi è una profilazione, diciamo, in senso lato. Cercare il canale con il target di riferimento e parlare al target di riferimento attraverso il canale specifico. Non ho molto chiara cosa può fare una PA locale su LinkedIn. Ci sentiamo se vuole su un. A parte in separata sede, perché in 2 minuti non riuscirei mai a spiegarlo, ma la risposta è che può fare veramente molto, perché può appunto personalizzare l'informazione per determinate tipologie di stakeholder, o meglio di decision maker che sono sul territorio, e ad esempio parlare con le imprese. Se sul territorio ci sono delle imprese, quelle quasi o dei professionisti, quelli sicuramente stanno su LinkedIn. Vi ripeto, i numeri sono molto alti in Italia e lì si può organizzare un discorso dedicato alle specifiche informazioni che spesso sul sito web non si trovano, non ci sono perché non ce le mettiamo, perché è troppo complicato farle vedere. Forse per LinkedIn abbiamo bisogno di vedere un esempio pratico, sì, ma è finito il tempo. Germani, come avete promosso a pagamento i post e come avete aumentato i nostri contatti? Lavorando molto sui contenuti. Non abbiamo fatto nessuna azione push, ripeto, non siamo andati a cercarci gli utenti. Abbiamo lavorato con determinazione, cercando di capire giorno per giorno quello che serviva, quello che era utile. Abbiamo visto i feedback di ritorno, abbiamo lavorato anche con i nostri utenti che hanno interagito molto civilmente e molto utilmente con noi e abbiamo visto cosa interessava in un determinato momento. Studiamo tutti i giorni, e questo è quello che facciamo, e lavoriamo molto con gli utenti. E diciamo di questo siamo molto orgogliosi, perché abbiamo fatto un lavoro a costo zero e che ci sta dando dei grandi ritorni, e speriamo non per noi, ma dia soprattutto ritorni per i nostri utenti e per i cittadini in generale. Ma i numeri parlano chiaro: noi abbiamo un incremento medio di 400, medio 400 follower al mese. Quindi vuol dire che si sta sbagliando la voce e che c'è interesse per quello che diciamo. E ripeto, man mano che ci arrivano dei feedback, noi cerchiamo anche di settare la comunicazione. Ok, io concludo con l'ultima slide,
dove ovviamente il mio canale di contatto non è un'email, ma è il mio indirizzo su LinkedIn, e quindi se volete entrare in contatto con me e scrivermi, avete questo canale. Grazie Emiliano, io tra l'altro approfitto di questa occasione per ringraziarlo anche per il supporto che ci ha dato, diciamo, come Formet nell'apertura della pagina aziendale Formet. E adesso introduco la prossima, insomma, il prossimo intervento di Gabriele Paramala di ATS Bergamo, che ci parlerà dell'esperienza appunto dell'ATS Bergamo e delle community social. A te la parola, Gabriele. Sì, ciao, buongiorno a tutti da Bergamo, spero che mi sentiate bene con il microfono. Sono Gabriele Paramara, come hanno presentato, e gestisco i canali social per ATS Bergamo. ATS Bergamo è l'agenzia di tutela della salute della nostra provincia, l'ex ASL, così come rinominata da una legge regionale del 2015. Sarò breve, sarò rapida, anche visto l'orario, cercando di non annoiarvi, anche visto magari qualcuno possa avere fame. Allora, perché i social in sanità? I social in sanità per noi sono una grandissima opportunità. Negli interventi che mi hanno preceduto c'è stato interventi di Talamo, interventi di De Costanzo, dove raccontavano la possibilità di narrare anche nello specifico sulle vaccinazioni e con i social. E perché? Perché è un nuovo spazio di comunicazione, perché amplia la partecipazione a una nuova platea che va dai millennials agli over. Agli over 60 e 70, vedrete poi il nostro caso pratico. E amplia la presenza dell'azienda sulla rete. Perché? Perché il portale diventa sicuramente un centro di approfondimento, un centro fondamentale, così come riconosciuto dalla pubblica amministrazione, ma i social sono la longa manus per riuscire ad arrivare a persone che normalmente non vanno sul portale se non per uno specifico obiettivo o necessità. Amplia sicuramente le informazioni inerenti al Servizio Sanitario Nazionale e il Servizio Sanitario Regionale, come nel nostro caso, e poi soprattutto raccontare la sanità fatta anche di best practice, perché spesso e volentieri dai media arrivano solo informazioni negative, per ovvi motivi in questo caso, ma nella sanità ci sono tantissime buone pratiche, tantissime opportunità e un'ottima gestione, soprattutto nel nostro paese, in Italia. È una piattaforma social più performante e sono più operative e dinamiche anche in modo attivo. Le chat seguite da altre amministrazioni pubbliche ne sono l'esempio. E le chat, come diceva Di Costanzo, sono sicuramente una grandissima opportunità per una pubblica amministrazione. Il problema saranno le risorse e i mezzi, seppur i social hanno un'adattabilità proprio al formato digitale. Tante volte si usa dire il mio ufficio è lo smartphone, perché permette di lavorare ovunque senza essere fisicamente impostati in una location. E chi siamo? Questo è il nostro caso, ATS Bergamo, siamo in staff alla direzione generale, siamo in tre operativi sui tre settori, dalla stampa, ai social network, al web, alla grafica. Non abbiamo obblighi o divieti e sicuramente l'intenzione di percorrere i social non è stata una vetrina. Un mezzo per creare delle community, raccontare la pubblica amministrazione, nello specifico la sanità, e parlando dei servizi offerti a livello territoriale, a livello nazionale, citando anche altre pubbliche amministrazioni, non guardando solo a noi stessi, interagendo sempre, 7 giorni su 7, anche via chat, e questo fa parte anche delle nostre policy privacy, e semplificando la vita al cittadino e agli operatori comunicazione, anche delle altre strutture sanitarie presenti sul territorio. Cosa facciamo? Che strategia adottiamo? Sicuramente essere piuttosto che vedere, quindi il social è un'opportunità ancora prima che un'esigenza, un dialogo, un ascolto, una partecipazione costante, narrare gli spazi di cura e di prevenzione che sono sviluppati a livello territoriale e nazionale, abbattere l'idea, quello è il tentativo, le stereotipizzazioni esistenti in sanità e soprattutto sulla male sanità. Moltissimi casi di buona sanità di cui non se ne parla perché cerchiamo di fossilizzarci solo sui cattivi esempi di sanità e cerchiamo di raccontare la sanità sia con eventi singoli che a puntate, dando sempre continuità alla nostra narrazione. Le piattaforme partono nel 2012.
un rapporto bidirezionale con il cittadino, garantendo un collegamento con il portale web visto come la piazza di approfondimento. Un profilo molto basso, sono i primi anni in cui la pubblica amministrazione si butta sui social, inizialmente siamo solo su Facebook e su Twitter, e quindi molto retweeting, reposting, molti contenuti istituzionali, passatemi il termine, e poca narrazione. La paura è da ambo i lati di sbilanciarsi troppo, ma l'idea è anche di base far comprendere i social al management aziendale, che è il primo, per chi lavora magari anche nelle pubbliche amministrazioni, che può comprendere le paure che possono esserci verso i social. Siamo nell'anno 2012, in 4 anni cambia il mondo sostanzialmente. Una strategia maggiormente narrativa e dialogante, ampliamo la conoscenza e le informazioni sui servizi sanitari e sociosanitari. Per noi in Lombardia è l'anno della riforma sanitaria regionale ed è una riforma abbastanza importante, non solo per il cambio di nome da ASL ad ATS, ma perché vengono ridistribuiti i servizi. Quindi l'idea è fare squadra per garantire un ampliamento della conoscibilità dei servizi offerti sul territorio e della ridistribuzione anche attraverso i social. Una comunicazione programmata e permanente, un multicanale integrata e una personalizzazione della comunicazione che viene fatta da professionisti e quindi è importante molto lavorare sulla personalizzazione. Contenuti affidabili nel tempo, spazio soprattutto alle partnership istituzionali, perché se vogliamo parlare alle persone dobbiamo parlare anche attraverso le altre piattaforme istituzionali e non chiuderci nel nostro spazio. Quindi ascolto e dialogo a tutto campo. Ci sono delle critiche, ben venga, ci siamo. Cerchiamo di risolvere il problema, cerchiamo di chiamare anche le persone qualora non risolvono il problema e di gestirlo, passando eventualmente in consegna all'amministrazione competente. Cosa succede? I risultati. I risultati da ASA ATS, sicuramente i social, nonostante un'attività, un renaming, come vi ho detto prima, amplia la visibilità e la conoscenza dei servizi offerti sul territorio. Aumenta la credibilità, aumentano le visite del portale web, e questi sono i dati alla mano, amplia la presenza sui media tradizionali, carta stampata e telegiornali, aumentano il numero delle chiamate verso i contact center e i centralini e riduciamo nel frattempo il tempo di risposta. Spesso le persone non scrivono più la mail dell'URP, ma scrivono via chat. Il feedback e il collegamento che abbiamo anche con UPT e il Tribunale di Morato ci dicono che la scelta è una scelta vincente. Andrebbe ampliata a tutte le altre pubbliche amministrazioni presenti e almeno per quelle operative nella sanità, per lavorare in squadra, perché le disponibilità ci sono, le competenze ci sono e spesso però si lavora in maniera disarticolata. Quindi facciamo conoscere le attività nostre, anche quelle dei colleghi che spesso sono disinformati. Tante volte i colleghi non vedono dalle bacheche aziendali, ma scoprono le attività dell'azienda, dell'ATS, attraverso i social. È una lunga marcia, sicuramente social non è mettere solo mi piace, il management comprende benefici sempre di più, si rafforzano le collaborazioni interistituzionali sul territorio. Io cito in primis l'Ufficio Scolastico Territoriale, il MIUR, che è fondamentale per le attività di prevenzione e promozione per noi, ma anche altre, la provincia, il comune, le varie amministrazioni comunali piuttosto che Camera di Commercio. Maggiore visibilità ai progetti aziendali e interaziendali e ampliamo la partecipazione delle comunità e delle persone su un dialogo sempre più a 2 vie. La critica esiste, ben venga, se è costruttiva. Guidiamo i cittadini nella moltitudine di sigle e servizi e semplifichiamo la vita degli operatori di settore. Il punto ultimo è rinforzare il rapporto di collaborazione e fiducia reciproca fra cittadini e pubblica amministrazione, che col portale non avveniva perché era sostanzialmente statico, un canale di approfondimento. Con i social invece c'è la possibilità di rispondere anche la sera o anche durante il weekend, qualora uno avesse bisogno. Allora, i nostri obiettivi futuri, logicamente, quello che dirò poi alla fine è mai fossilizzarsi. Chi lavora sui social e chi lavora in comunicazione deve guardare anche alle best practices degli altri. E io anche attraverso Pia Social mi sono confrontato e ho scoperto grandissime esperienze dall'uso dei canali chat all'uso del LinkedIn. Quindi ognuno deve logicamente poi cercare di ricontestualizzarlo alle proprie esigenze, al proprio territorio, ai propri obiettivi di comunicazione, verificando anche mezzi, disponibilità e formazione. Quindi il futuro per noi sono le newsletter di carattere sanitario interprovinciale, WhatsApp, dirette live che già facciamo, ma ampliarle in maniera semipermanente per eventi di interesse pubblico, ovviamente, carta dei servizi digitale ovviamente sul territorio e campagne di comunicazione copartecipate soprattutto attraverso le partnership con le scuole grafiche del territorio.
per non arrivare anche alle maratone di comunicazione. Io mi ricordo quella del Museo Max di Roma dello scorso autunno, che era stato un bell'obiettivo di comunicazione. Per quanto riguarda il caso specifico, cosa vi devo dire? La nostra comunicazione visual, vi racconterò le esperienze su Facebook, Instagram e Snapchat, perché logicamente sono le nostre, posso permettermi di dire, le best practice, poi logicamente dipende sempre dagli interessi delle persone. Ampliamo l'uso di live, ampliamo la presenza di immagini e video, perché sono quelli che rappresentano il maggiore interesse dei nostri cittadini, almeno della nostra utenza. E per quanto riguarda, logicamente, vedete che delle immagini, a seconda del contesto, sono molto giocose, sono molto ludiche, proprio per attirare l'attenzione del target di riferimento, in questo caso giovani. La piattaforma centrale è Facebook, abbiamo logicamente 4.000 utenti attivi senza sponsorizzazioni, quindi ISO risorse è fatto di una costruzione quotidiana di rapporti con il cittadino, due gruppi operativi, uno sul gruppo di cammino e uno sulla ristorazione scolastica, e dove pubblichiamo video, foto, file condivisi, live, chat, messenger. Sicuramente i target di riferimento sono diversi, si potrebbero andare a ampliare anche i gruppi, ci potrebbero essere gruppi sulla sicurezza del lavoro, il problema sono sempre le risorse e quindi le disponibilità delle persone a seguire e presidiare un canale in maniera permanente, che è la cosa fondamentale. I gruppi di cammino sicuramente è stato un esperimento al momento vincente, perché abbiamo 500 utenti attivi, sono l'età media over 65, con degli amministratori che sono sostanzialmente i camminatori, dove avviene uno scambio di informazioni e comunicazione, uno spazio di socializzazione e di esperienze fra i camminatori che sono fisicamente lontani. Il territorio di Bergamo è un territorio molto ampio che raccoglie una popolazione di 1.100.000 abitanti, distribuito su 242 comuni. E questo è importante perché attraverso i gruppi di cammino, che sono totalmente gratuiti, le persone possono camminare, fare attività fisica, socializzare e non restare chiuse in casa. Soprattutto essendo anziani, si riduce il costo a carico della sanità, con un miglioramento delle condizioni fisiche e psicofisiche. Quindi è uno spazio di comunicazione, di partecipazione. Loro avevano già avviato un foglio di collegamento, sempre attraverso il nostro ufficio, che è un foglio fisico, un giornalino dove scrivono le loro esperienze. E poi l'abbiamo tramutato anche in foglio digitale. Logicamente lo usiamo anche come spazio per rilanciare notizie istituzionali, se sono inerenti al target di riferimento. Il costo è zero e il miglioramento è un indotto di 8.000 persone circa. Come facciamo a raccogliere, a ingaggiare questi over 65? A marzo facciamo un corso dedicato di alfabetizzazione, perché comunque per quanto ormai lo smartphone sia di disponibilità di chiunque, vanno formati all'uso di un corso operativo su Facebook, molto rapido, molto friendly, e loro logicamente invitano amici, conoscenti del territorio, perché loro sono delle sentinelle presenti sui singoli territori, divulgono informazioni, coinvolgono le amministrazioni comunali, le farmacie, postano informazioni utili sul ritrovo e informazioni esperienziali. E favoriscono quindi proprio questo scambio di esperienze, sensibilizzando la propria comunità e narrando quindi in benessere in prima persona, perché la comunicazione è fatta sulle persone, quindi il progetto a noi interessa, ma interessa far parlare le persone fra di loro e far parlare del benessere che può derivare da una camminata anche di sola mezz'ora. Questo qua è uno sticker che hanno attaccato direttamente loro sulle singole farmacie con un QR code che collegava alle singole pagine. Logicamente costo zero, siamo arrivati a 300 farmacie su tutto il territorio della provincia di Bergamo, ISO risorse, costo zero. E logicamente hanno fatto anche esperienze teatrali, perché poi gradualmente queste persone che sono, io li chiamo degli invasati, alla fine dei conti è una macchina che non è un piano inclinato e non si è più fermato, sono andati avanti oltranza, facendo pubblicazioni, libri, esperienze teatrali e girando la provincia per raccontare in prima persona l'esperienza del cammino, della promozione della salute e dell'ATS Bergamo. La crescita è una crescita pressoché costante, logicamente si va a raccogliere un target che è over 60. Una pubblicizzazione servirebbe per garantire una conoscibilità maggiore, però è questione di tempo. Noi per adesso ci accontentiamo così perché sono felici. E logicamente vedete che il target è questo qua, intorno ai 55-64 c'è la fascia di partecipazione massima, dove una presenza maggiore è proprio quella delle donne. I giovani non sono interessati molto al cammino, e infatti la strategia seguita dovrebbe essere e sarà un'altra per conto nostro.
I giorni della settimana sono sempre quelli, questi sono un po' di dati così, per un po' di curiosità. Paradossalmente non sono partecipi sul weekend, vuol dire che i nostri signori dei gruppi di cammino sono in giro per il weekend, ma sono i giorni della settimana a determinati orari, sostanzialmente dopo le 15-18. E altra strategia è seguita su Instagram con delle pubblicazioni che ovviamente vanno a raccogliere, ad aggiungere un'altra tipologia di target che sono i giovanissimi, sfruttando brevi dirette di eventi, raccontando delle storie, soprattutto inerenti alla promozione della salute e il benessere. I principali hashtag sono quello lì. È un canale che cresce abbastanza rapidamente e che vorremmo potenziare ulteriormente con il supporto dell'ufficio scolastico territoriale. Vedete che logicamente la tipologia di immagine è un po' meno istituzionale, un po' più giocosa, cerca sempre di dare informazioni rapide sul progetto con approfondimenti dedicati e cercando di riassumere in maniera ludica quello che è il percorso di benessere e di tutela della salute. E qui vedete un po' di impression, un po' di dati e di visualizzazioni. Logicamente i follower, in questo caso la maggior parte sono sempre donne, le donne sono sempre più interessate e più propense all'utilizzo dei social e la fascia d'età si abbassa leggermente con un dominio dei 25 anni e dei 35 anni. Ancora non siamo riusciti ad arrivare ai giovanissimi che usano canali particolari. Per quanto riguarda poi, vabbè, i follower sono sostanzialmente gli stessi per tutto il giorno della settimana, con un uso sostanziale soprattutto negli orari serali. Infine, ultima sperimentazione su Snapchat, utilizzato esclusivamente per le attività di promozione della salute, quindi con video molto sperimentali, molto ludici, cerchiamo di sensibilizzare le scuole quando ci sono questi eventi a partecipare, a seguirci su questo canale che è molto particolare di suo. E cosa facciamo? Vedete, raccontiamo delle storie mettendo dei link, dei collegamenti e dei riferimenti. Per raccontare proprio il benessere assoluto. Anche qua vedete che l'atteggiamento con le faccine, con le emoticons è molto ludico, proprio perché il target in questo caso si abbassa ulteriormente e dovrebbero essere fra i 15 e i 21 anni quelle persone che ci seguono, o almeno dai dati nostri. Cosa dire? Altre cose che posso dire, vediamo un attimo, investire sicuramente, come ho detto, nelle partnership, rafforzare i rapporti, almeno questo è il caso nostro, la nostra best practice è avere rafforzato il rapporto di alternanza scuola-lavoro con le scuole grafiche e le facoltà di comunicazione, con cui costruiamo dei format dedicati sui social. Logicamente ragionare sui canali dei giovani con dei giovani riesce ad avere un approccio totalmente diverso e permette anche di reindirizzare il tiro. Pubblicizzare le piattaforme social con ogni mezzo disponibile, certo una sponsorizzazione non sarebbe male, ma chi lavora in pubblica amministrazione capisce che è molto difficile anche avviare le sponsorizzazioni. E creare dei contest comunicativi, come ho detto prima, e ampliare l'uso di infografiche video, soprattutto su canali come Instagram o altri canali che lavorano prevalentemente sull'immagine. Far crescere la community e i gruppi attivi perché poi è un ritorno d'immagine verso la stessa azienda, è un collegamento comunque alla pagina madre e anche al sito come approfondimento e predisporre policy aziendali accurate, siano esse interne che esterne. E sperimentare non costa nulla, suggerisco a tutti quanti di sperimentare con un coinvolgimento progressivo perché i social sono una bellissima piattaforma, una bellissima opportunità per l'azienda di ampliare, come dicevo prima, la partecipazione anche e far conoscere anche agli altri le proprie attività, essere autodidatti. È una realtà anche della pubblica amministrazione e essere aggiornati sempre. È impossibile fossilizzarsi, cioè quello che è successo nel 2012, visto nel 2016, è totalmente stravolto e cambierà anche nei prossimi anni. Quindi rimanere sempre sul pezzo e andare per passi. Leggere, studiare, curiosare, sperimentare, come ho detto prima, pensare da professionisti e cercare di guardare con gli occhi del cittadino, perché spesso. Prima citavo non essere vetrina, cioè che cerchiamo di guardare, questo è importantissimo il rapporto che si ha con l'URP, il feedback che arriva dal cittadino, qual è la domanda del cittadino, qual è l'esigenza, e allora parametrare la comunicazione a seconda del mezzo su quelle che sono le proprie esigenze. Non si può fare, non esiste secondo me, perché tradizionalmente chi lavora in pubblica amministrazione sente dire si è sempre fatto così, non si può fare, non è previsto.
In questo caso non c'è una regola specifica, non è neanche previsto, è legata a un'etica, è legata a buon senso ed è legata anche a delle regole di carattere giornalistico, informativo. Logicamente ci sono dei criteri che vanno seguiti in termini anche di privacy, ma se si sperimenta per pezzi e per passi non credo che ci siano grandi problemi. E poi cosa vi devo dire? Rispondendo alle vostre domande, mi dice Iria Grandinetti, usate chat per dialogare con i cittadini anche per richieste di servizi? Sì, allora, sì, noi usiamo delle chat solo Messenger per il momento. Rispondo personalmente io via smartphone 7 giorni su 7, rispondendo direttamente se il servizio è di nostra competenza o reindirizzandolo all'azienda di riferimento. È successo anche di reindirizzare altre pubbliche amministrazioni del territorio. Che sia l'INPS, che sia l'INAIL o che sia la Camera di Commercio. Comunque l'idea è aiutare il cittadino a una navigazione. Per quanto riguarda invece la domanda di sempre di Iria Grandinetti, come gestite le eventuali critiche al servizio sui vostri social? Allora, grandi critiche per fortuna non ne sono arrivate. Se sono arrivate su Google, sono arrivate delle recensioni negative sul numero verde o su altri servizi di altre strutture sanitarie del territorio. Questa è la barzelletta. Paradossalmente, tante volte riceviamo critiche di amministrazioni che non sono presenti sui social, ma le riceviamo noi, magari anche con offese e cose varie, poi logicamente rispondiamo in maniera molto istituzionale, cercando di far comprendere che la critica è legittima, ma che deve rivolgerla alla struttura competente, che non siamo noi. Perché se siamo noi rispondiamo direttamente, ce ne assumiamo responsabilità cercando di migliorare il servizio, qualora così non fosse, e dobbiamo almeno per correttezza rimandare agli altri. Certo, il paradosso è che essendo noi presenti sui social, attaccano direttamente noi, perché altri non ne sono presenti. Io, se non ci sono altre domande, avrei finito. Allora, grazie Gabriele per l'intervento. Ti chiedo di attivare il microfono perché, ti chiedo di attivare il microfono perché, grazie mille. E, prima di concludere questo webinar, volevo dare brevemente la parola a Sergio Talamo per penso, un aggiornamento in tempo reale. Sergio, se puoi, grazie. Sì, c'è indubbiamente a volte il fascino di certe cose che possono avvenire in diretta, però questo dà proprio il senso di un momento che siamo riusciti a rendere estremamente importante, perché adesso il contratto, sono riuscito ad avere il contratto dell'istruzione, che per la prima volta all'articolo 59 è previsto istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, quindi c'è. Lo troverete adesso ormai su Google dappertutto, c'è cioè questo contratto, si sta cominciando a diffondere ed è un contratto che prevede, abbastanza modellato sul 95 degli statali, però inserisce questo criterio anche nel settore, parla proprio di una specifica area professionale, informazione e comunicazione, quindi in questo caso non c'è neanche la divisione che avevamo trovato criticabile nell'articolo 95. E dice i contenuti professionali della suddetta area con riferimento alle categorie D ed EP sono così definiti e inserisce poi, ve lo leggo direttamente insieme a voi, un attimo solo, qui, gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna e interna in relazione ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, accordo, gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche, individuazione e o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'amministrazione, raccordo con i processi di gestione dei siti internet nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'amministrazione, promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione. L'area professionale di quel presente articolo potrà poi essere oggetto di ulteriore revisione anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro. Questo è un fatto, ripeto, che avviene per la prima volta perché in una
visione un po' sorpassata, si pensava appunto che la scuola fosse estranea a questa necessità, mi è stato detto proprio l'idea di un giornalista nella scuola non viene in testa a nessuno, invece alla fine è diventato, per merito dell'impulso dato dal Ministero, ma anche del nostro lavoro, realtà nero su bianco anche nel contratto istruzione. Sarà un lavoro che continuiamo a fare anche per il contratto sanità e per il contratto enti locali. Allora, grazie Sergio per questo aggiornamento in tempo reale che ci fa insomma ben sperare di andare avanti insomma, in questa direzione, estendendo a tutti i comparti diciamo, del pubblico impiego. E adesso volevo ringraziare tutti i partecipanti anche per la partecipazione entusiasta diciamo, a questo webinar. E mi ha fatto particolarmente piacere, tra l'altro, rilevare che molte delle domande che avete posto in chat trovano risposta nel volume, quindi a maggior ragione vi invito a scaricarlo, come vi invito comunque a contattarci, non solo per segnalarci le esperienze della vostra amministrazione, ma anche per indicarci quali sono i temi che vorreste, diciamo, vedere sviluppati anche magari nella prossima edizione del volume. Allora saluto tutti, saluto e ringrazio ancora i relatori e vi do appuntamento, insomma, alla prossima occasione di incontro. Arrivederci a tutti.